Buonasera a tutti, benvenuti, buon sabato sera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata alla Regione Veneto. In apertura le informazioni che riguardano il contagio da Covid-19 nella Regione: sono 234 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 421.791 casi. Lo riporta il bollettino regionale, che segnala anche 4 nuovi decessi per un totale di 11.525 vittime da inizio pandemia. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 853 ricoverati in totale, di cui 753 in area non critica, leggera risalita delle terapie intensive con 100 ricoverati. Gli attualmente positivi sono 11.296, in calo di 495 unità rispetto a ieri. E per quel che riguarda la campagna vaccinale, sono state 43.530 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale a 2.486.000, pari al 92,8% delle forniture regionali. I residenti che hanno completato il ciclo con anche il richiamo sono 756.910 persone, pari al 15,5% della popolazione. E ad averne almeno ricevuta una sono 1.700.000, il 34,8% degli abitanti. E facciamo il punto anche sulla situazione del turismo in regione, perché cominciano gli arrivi anche dall'estero, ma si muove soprattutto il turismo interno. Per aiutare le categorie interessate, la regione ha stanziato dei contributi a fondo perduto, si parla di 2.645.000 euro. Grazie a fondi disponibili nell'ambito del PORFEST 2014-2020 e a risorse che si sono rese disponibili dal bilancio della Regione Veneto, la Giunta ha approvato il bando, che può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 2.645.000 euro e prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in misura forfettaria e una tantum a tutti i professionisti che siano in possesso di partita IVA con iscrizione negli elenchi approvati dalla Direzione Turismo. Parliamo di lavori quali guida turistica, accompagnatore turistico, animatore, guida naturalistico ambientale. La domanda può essere presentata dal 25 maggio al 24 giugno. L'assessore regionale al turismo Federico Caner ha commentato un aiuto concreto rivolto a chi ha fatto del turismo la propria attività e che in questo anno e mezzo difficile ha sofferto a causa delle conseguenze tragiche dell'epidemia. Sono convinto che il turismo in Italia e in Veneto ripartirà già nelle prossime settimane. Nel frattempo però è necessario mettere in campo tutti gli aiuti possibili. E nonostante le condizioni climatiche, ci sono già le prime prenotazioni negli alberghi di Jesolo. Abbiamo parlato con il presidente degli albergatori, che chiede al governo di equiparare le norme e le regole per i turisti agli altri paesi europei. Sentiamo. In questo momento registriamo un'occupazione che si aggira intorno al 55%. Ragionevolmente, qualora il meteo se lo permetta, in questo fine settimana qualche struttura toccherà punte del 70%, credo non oltre, in gran parte mercato interno, in minima parte, ma fa sognare in qualche modo in vista della stagione, anche qualche turista straniero che arriva da Austria e Germania in particolare per festeggiare un po' sottotono la Pentecoste. Fra due settimane, un po' in corrispondenza col ponte del 2 giugno, abbiamo anche il Corpus Domini, festa che normalmente muove flussi importanti sulla nostra località. Si sta facendo registrare delle buone percentuali. In questo momento non siamo ancora ovviamente sold out, quindi ci badiamo bene da avere toni entusiastici. È chiaro che le regole e le imposizioni che stanno mettendo sul tavolo determineranno il successo o meno di quel ponte, che potrebbe essere un po' il vero via ufficiale in termini di numeri della stagione 2021. Credo che con questo weekend siamo intorno alle 300 strutture su 370 circa, con il weekend prossimo dovremo arrivare alla totalità dell'apertura, e quest'anno credo che nessuno opterà per tenere chiuso come è successo nel 2020. Dobbiamo essere in grado di snellire e semplificare il più possibile l'accesso dai mercati stranieri, così come faranno in altri paesi che vivono di turismo. Stiamo attenti a non complicarci la vita come sistema paese, cercando di fare fughi in avanti, cercando di imporre cose che poi a livello europeo negli altri paesi non saranno alla pari, perché questo vuol dire farci
un autogol vuol dire farci da soli concorrenza. Queste le richieste quindi degli albergatori di Jesolo. Adesso andiamo in montagna perché il capoluogo dolomitico Belluno è sempre più green per il rilancio del turismo post-Covid, punta su ambiente e tutela della biodiversità. Dopo Città delle Rondini, Belluno si fa conoscere anche per essere una città amica delle api. Il capoluogo dolomitico punta sempre di più sulla carta green per tutelare il suo territorio e ritagliarsi un posto di località turistica amica dell'ambiente. Venerdì un'iniziativa del progetto Be Aware ha coinvolto i bambini di un asilo della città e oggi si è replicato con un'intera mattinata di lezioni condotta dai volontari di Api Dolomiti in un parco cittadino dove è stata installata un'arnia didattica. Ne parla l'assessore al turismo Yuki D'Emilia. Ieri, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, abbiamo organizzato, grazie al supporto degli apicoltori della cooperativa Api Dolomiti, un incontro dedicato ai bambini dell'asilo Cairoli, in cui appunto i piccoli hanno potuto scoprire qualcosa su questi animali importanti anche come indicatori della biodiversità. Nell'ambito del progetto Be Aware Cipra, che si è ufficialmente concluso poche settimane fa, erano previste proprio diverse attività di sensibilizzazione e coinvolgimento anche delle scuole, che purtroppo a causa della pandemia non siamo mai riusciti ad organizzare, quindi adesso che invece è possibile, pur rispettando tutte le norme del caso, abbiamo cercato di ripartire con queste attività importanti. Sono attività che piacciono sempre molto ai bambini e suscitano molto interesse, quindi abbiamo deciso anche di riorganizzare una seconda giornata sabato, questa volta aperta a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, la partecipazione è gratuita e basta iscriversi, giusto perché ovviamente i posti sono limitati e ci saranno sempre gli apicoltori di Api Dolomiti che spiegheranno, racconteranno insomma come funziona un alveare ai bambini al Parco Maraga dalle 10.30 alle 12.30. E anche in Veneto comincia la stagione turistica con la Pentecoste e con l'arrivo dei primi turisti dall'Austria e dalla Germania, turisti chiaramente fidelizzati. Parliamo di questo, ma anche di tutte le notizie che ci saranno domani sul Gazzettino in edicola con Ario Gervasutti. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a voi telespettatori di Udinese TV. Sì, il tema dei turisti in questi giorni tiene banco non solo in Veneto ma praticamente in tutta Italia, perché la questione della possibilità di vaccinare i turisti ospiti delle varie regioni provenienti da altri luoghi sta dividendo la politica, e se da un lato ci sono governatori che spingono, tra questi il governatore Zaia del Veneto, dall'altro c'è il generale Figliuolo che cerca di tenere insomma le fila più strette e mantenere le priorità alle categorie che sono state già individuate. Però oggi per esempio è la giornata di una apertura dal punto di vista in favore della possibilità di vaccinare i turisti da parte del presidente della Camera Fico, che nel corso della giornata in cui è venuto a Venezia per inaugurare la Biennale Architettura ha appunto espresso il suo favore nei confronti di questa ipotesi per rilanciare definitivamente il turismo piegato da un anno e mezzo di pandemia. Ci sono anche però altri temi, per esempio le riaperture delle palestre. A questo punto di vista vi segnalo un'intervista che abbiamo realizzato a Yuri Checchi, che di palestre ovviamente se ne intende, che ci racconta qual è il suo pensiero in merito a questa riapertura. Ci sono però molte altre notizie, in particolare quella su cui puntiamo noi domani è quella che abbiamo anticipato ieri con con la storia di questo imprenditore veneziano che da 45 giorni, da 46 giorni è in un carcere del Sudan a Khartoum. Portato lì mentre stava salendo sull'aereo per ritornare in Italia, sostanzialmente senza motivo. In realtà poi abbiamo scoperto qual è il motivo ed è un contenzioso molto, molto ingarbugliato con alcuni
alcuni personaggi dell'entourage dei militari al potere a Khartoum che sostanzialmente vogliono dei soldi per liberarlo. Si è ovviamente mossa la Farnesina, si sono mosse le strutture dell'intelligence, ma la situazione è molto complicata e resa ancora più complicata da un vero e proprio giallo, e cioè la morte per annegamento di quello che stava facendo il mediatore tra l'azienda di questo veneziano e il governo di Khartoum. È stato trovato morto e anche lì ci sono dei gialli e delle situazioni non molto chiare dietro. È un vero e proprio intrigo internazionale al quale noi domani dedichiamo 2 pagine. Ovviamente ci sono moltissime altre notizie interessanti che domani potrete leggere sul Gazzettino. Però mi focalizzo per ultimo segnalandovi quelle della ricca pagina sportiva, perché oltre alla Formula 1 con Leclerc che ha finalmente riportato la Ferrari in pole position domani per il Gran Premio di Monte Carlo, oltre al record del mondo della Pilato di nuoto nei 50 rana, oltre alla bellissima, splendida impresa di Fortunato in cima allo Zoncolan con la vittoria della tappa del Giro d'Italia che è arrivata in Friuli. Ovviamente domani ci sarà ampio spazio per il gran finale del campionato di Serie A con l'Udinese che va a San Siro per festeggiare anche i campioni d'Italia e festeggiare soprattutto però la conclusione positiva del campionato di Serie A e la sfida tra Juventus e Milan per vedere chi andrà in Champions League. Queste e altre notizie le potrete leggere con il Gazzettino domani in edicola. Chi ha l'abbonamento digitale le può leggere già a partire dalla mezzanotte. Grazie, grazie a Dario Gervasutti, buon lavoro a tutta la redazione del Gazzettino, è importante quindi la pagina dedicata al turismo e noi vi diamo notizia anche del fatto che con i primi turisti in arrivo sarà aperto il punto di primo intervento di Bibione. La struttura è attiva nelle 24 ore con la presenza di personale medico, sanitario e un'ambulanza che verrà integrata tra qualche settimana. Vacanza al mare quindi con la sicurezza di poter usufruire di una rete di servizi sanitari dedicati sia a primo intervento con guardia medica diurna e notturna, poi anche la presenza di un pediatra, fino ad arrivare anche alle attività di controllo delle strutture ricettive per il rispetto delle normative di igiene negli esercizi pubblici come anche nelle piscine. Oggi in via Maia Bibione, in concomitanza con i primi flussi di turisti in arrivo con le festività di Pentecoste, aperto il punto di primo intervento estivo. E sempre per quel che riguarda interventi dedicati ai turisti, è stata una vera e propria emergenza quella che ha dovuto affrontare la Capitaneria di Porto di Venezia, che ha ricevuto l'allarme intorno alle 21 di ieri sera per un tender alla deriva con 2 persone a bordo, al limitare della zona di competenza per la ricerca e soccorso croata e quella italiana. A bordo del tender alle 21 di ieri sera c'era una coppia di 65 e 58 anni di origine tedesca. I due avevano abbandonato la propria imbarcazione da diporto dopo che era affondata mentre stavano attraversando l'Adriatico da Pola ad Albarella. Il salvataggio non è stato facile perché il mare era mosso, il tender di 2 metri era in balia delle onde e i due non avevano strumenti per comunicare. Sono scattate le ricerche in mare, la vedetta è arrivata in area verso le 23 e contestualmente il comando generale ha disposto anche l'uscita di un'altra motovedetta e il supporto di un elicottero. A mezzanotte la vedetta ha visto una flebile luce quando l'equipaggio appunto ha scorto i due naufraghi che sono stati recuperati e identificati. Momenti di paura per un 71enne ungherese, invece oggi nel primo pomeriggio è precipitato con un parapendio 50 metri sotto il decollo dei tappeti a Borso del Grappa nel Trevigiano. L'uomo è rimasto miracolosamente illeso, salvato proprio dagli alberi e sospeso a 5 metri di altezza. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa che hanno recuperato l'uomo con tecniche di tree climbing e poi lo hanno calato a terra.
Veniamo adesso alle operazioni dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Mestre, che hanno arrestato un soggetto straniero sbandato e con precedenti ritenuto responsabile di una tentata rapina perpetrata ai danni di un marocchino. L'arrestato è un cittadino originario del Ghana, senza fissa dimora e con a carico piccoli precedenti. In pieno pomeriggio aveva notato un uomo che aveva inforcato la bicicletta nei pressi della Galleria Teatro Vecchio in pieno centro e ha deciso di rubarla, lo ha seguito, lo ha fermato e lo ha aggredito. Il marocchino però ha reagito, l'ha messo in fuga e ha allertato i carabinieri, che hanno soccorso il malcapitato e poi hanno identificato il fuggitivo. A Favaro Veneto invece i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto, Elia Spolaor, destinatario di una misura cautelare in carcere per una serie di reati. Per ultimo lo spaccio di stupefacenti commessi nel 2020. L'uomo era in arresto con il beneficio dei domiciliari da settembre in attesa della conclusione degli strascichi processuali, ma ha deciso di abbandonare i domiciliari ed è stato fermato dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Conegliano invece, supportati da personale delle squadre di intervento operativo del 4 battaglione carabinieri di Mestre, hanno svolto negli ultimi giorni una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili sia a Conegliano che nelle zone limitrofe. Circa un centinaio i militari dell'arma complessivamente impiegati, i quali hanno identificato quasi 200 soggetti e controllato 130 veicoli. Ritorniamo adesso a Venezia, dove a Palazzo Grimani, che riapre, c'è l'esposizione di Baselitz nella Sala del Doge, aperta dal 19 maggio fino al 27 novembre 2022. Vediamo. Baselitz, come molti grandi artisti contemporanei, è molto legato a Venezia. Pensiamo anche alla Biennale, dove lui ha rappresentato la Germania negli anni Ottanta, gli ha dato una grande visibilità internazionale. È anche un grande esperto e collezionista di incisioni tardo cinquecentesche e manieriste. Quindi il Palazzo Grimani è forse il posto perfetto per fare un omaggio a questa città, alla sua storia e anche appunto alla storia professionale di Baselitz come pittore. Si è concluso ieri a Silea, nel Trevigiano, il progetto Valore Memoria, con l'ultimo spettacolo riservato a studenti e familiari. Ha raccontato ai nostri microfoni l'iniziativa l'assessore alla cultura Angela Trevisin. Un progetto Valore Memoria che prosegue ormai da diversi anni a Silea, prima che tornasse di moda a parlare del reinserimento dell'educazione civica nelle scuole, ha spiegato ai nostri microfoni in cosa consiste l'assessore alla cultura Angela Trevisin. Il progetto Valore Memoria è un progetto a cui l'amministrazione comunale ha creduto, insomma, da diverso tempo, investendo risorse economiche importanti, perché parliamo di 11.000 euro l'anno, in una stretta condivisione di partenariato con l'Istituto Comprensivo. Ed è uno di quei progetti proprio fondati su un valore che permane nel tempo, quello della memoria. E anche lo spettacolo a cui abbiamo avuto la possibilità di assistere ieri sera ne è un'ulteriore testimonianza. In un periodo in cui gran parte della scuola si è svolta a distanza e ha avuto difficoltà di ogni tipo, il progetto Valore Memoria è riuscito a far andare in scena le classi terze, appunto, dell'Istituto Comprensivo anche ieri sera, sui temi che sono cari, che costituiscono, diciamo, il focus di questo progetto. Quindi il tema della storia, il tema della democrazia, il tema dei diritti, il tema della pace, temi come appunto questi che ci sono molto cari e che sono il filo rosso, diciamo, che regola tutta la nostra
azione amministrativa legata alle politiche della scuola, alle politiche della cultura in sinergia con l'istituto comprensivo. Valore memoria quindi non è solo il momento conclusivo dello spettacolo a cui si assiste, come quello appunto a cui facevo riferimento prima, quello di ieri sera, perché valore memoria corrisponde anche a tutte quelle iniziative che regolano il calendario civile, quindi il 25 aprile, il 4 novembre, sono tutte date e momenti che l'amministrazione comunale condivide con l'istituto comprensivo, nella convinzione che educare fin da giovane, insomma, al valore appunto della storia, del ricordo, della memoria, sia uno degli aspetti fondanti della comunità. Sarà diversa dal solito per le restrizioni legate alla pandemia, l'organizzazione avrà delle limitazioni, così come gli equipaggi partecipanti. Nonostante tutto, Venezia domani è pronta a riabbracciare la Voga Longa, nonostante tutto, a maggior ragione nell'anno in cui si festeggiano i 1600 anni dalla nascita della città. Dalle 9 di domani quindi le acque della laguna tornano ad incresparsi, a lento affondare dei remi, quando i vogatori erano a dar vita alla più grande manifestazione dedicata al remo, solo e unicamente per quest'anno legata alla Voga alla Veneta. Il percorso è stato riadattato e accorciato rispetto al passato, decurtato di 10 chilometri. I partecipanti quindi vogheranno per 20 chilometri dal bacino di San Marco, aggireranno l'isola di Sant'Elena, costeggeranno le Vignole, Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto, e a metà del percorso la manifestazione continuerà a sud di Burano, costeggiando Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo, poi l'isola di Murano e poi si taglierà dritti verso l'ingresso dell'Arsenale dal Rio delle Galeazze. L'arrivo sarà sotto il ponte dell'Arsenale allo sbocco in bacino di San Marco. Come detto, i numeri dei partecipanti saranno per forza ridotti, in tutto 200 le imbarcazioni che prenderanno parte all'edizione celebrativa di Venezia 1600, un decimo rispetto all'edizione del 2019 che state vedendo, quando scesero in acqua 2.000 imbarcazioni con oltre 7.500 vogatori. Era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata, un buon fine settimana in compagnia di Udinese TV. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Agli amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto, la situazione meteorologica nella giornata di domenica è in parziale miglioramento sul Veneto. Il tempo dunque sarà tutto sommato buono, stabile, soleggiato su aree di pianura e anche lungo il comparto costiero, mentre i settori montuosi resteranno soggetti a maggior variabilità. Avremo ancora annuvolamenti compatti con piogge e anche rovesci, le temperature massime nelle aree soleggiate saranno in aumento e toccheremo picchi di 23-24 gradi sulle zone di pianura. Il clima sarà invece un pochino più fresco su Alpi e fascia prealpina. È tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita o sul sito trebimeteo.com.